siamo qui a piedi cavallo, dietro c'era il ponte romanico che non c'è più, a fare un sopralluogo con la protezione civile, con l'assessore regionale Elena Fiorino. Siamo a difendere come possiamo un territorio che è stato flagellato, fortuna dall'alluvione, fortunatamente non vi sono feriti, non vi sono dispersi, ma piedi cavallo, la Valle Cervo è stata flagellata, piedi cavallo senza acqua, senza luce, senza gas, senza telefono perché c'è un ripetitore TIM con una batteria antiguerra che è saltata. Abbiamo fatto un sopralluogo con la protezione civile, staremo al fianco come regione, come Parlamento e come Stato nazionale a questo territorio. Dobbiamo ricostruire tutto, dobbiamo erogare immediatamente i servizi essenziali, la luce, l'acqua, il gas, il telefono, ma soprattutto questo ponte alle mie spalle che non c'è più deve essere ripristinato perché ha un valore simbolico importantissimo.